Come in un sogno ineludibile e strano, con terso e insano stupore vado, registrando antichi segni, figure e suoni, inseguendo alchimie arcane, di succhi amari quei soavi aromi, d'amore e di mare i più lucenti strali, per sfinite vie, verità e vite incerte e frali. Son arme, rami e rime i loro nomi, di rame ancora gli uni e gli altri d'oro. Due. Di elementi primevi, dionisiaco, meretricio, e lamento è il cosmos, instabile nell'eterno caos, che tutto intorno cinge di frantume in frantume, dell'egra vita il tempo, e il dolce incanto. Tre. Nietzsche affermava, insomma, che praticamente accusava un po' la Chiesa Cattolica di aver distrutto uno dei cervelli più alti del pensiero, insomma, dell'europeo, mondiale, quello del geometrico, fisico, matematico, Blaise Pascal, il quale in effetti dopo l'inizio scientifico di invenzioni scientifiche anche, aveva incominciato a fare, a occuparsi di filosofia, di teologia, e aveva aderito, era entrato con i solitari di Port Royal, che erano i seguaci, insomma, di Giansenio, e quindi il giansenismo era la loro filosofia. E insomma, Pascal ha avuto un ruolo molto importante in questo gruppo, insomma, molto isolato, solitario, vicino Parigi, ma insomma, che vivevano da soli e meditavano, ognuno era libero. Erano una sorta di mistici, laici, di preti laici, anche, come vogliamo dire. Perché Giansenio sappiamo che, insomma, aveva un'idea del mondo dominato assolutamente per via della corruzione originaria, dominato dal male, da cui dove solo pochi potevano ricevere la grazia, non valeva niente per potersi conquistare la grazia, era assolutamente gratuita e arbitraria da parte di Dio. Quindi partiva dal male. Il male divorava tutto e non era difficile salvarsi. Un po' derivando da Agostino, prendendo da Agostino anche o comunque, il quale però partiva dal bene. Agostino partiva dal bene e dal fatto che il male per lui era una cosa
precaria, sarebbe passato passeggero e poi, insomma, anche se l'uomo doveva metterci un po' di buona volontà, no? Comunque erano cose che derivavano direttamente dalla divinità. L'uomo non aveva un grande potere di fare nulla per poter conquistarsi la grazia. Ecco, questo è il discorso. Però l'uno partiva, Agostino partiva dal bene e quindi il male per lui non era un problema, perché il male, mentre per Giansenio era il male che dominava sempre, non c'era via d'uscita. E quindi per Agostino, insomma, era il fatto di non... di liberarsi da quel male precario, insomma, che però, insomma, era anche qui il vento diceva soffia dove vuole la grazia, e quindi erano poche anime salve, ecco, e corpi salvi. E Pascal ha lavorato molto a Port Royal, quindi ha fatto delle cose importanti. Poi ha cambiato dalla religione, quindi dal giansenismo, è passato al cristianesimo praticamente. Ecco, ed ecco l'accusa di Nietzsche. Per quanto riguarda il sottoscritto, invece io rimprovero a Pascal una sola cosa molto, molto importante, almeno per me molto importante, perché è qualcosa di fondamentale nel mio sistema di pensiero, insomma. E cioè, dal suo sistema conoscitivo, che era basato, diciamo, sull'esprit geometrique, di geometria, spirito di geometria, e sull'esprit su quale esprit? Cioè, sull'esprit de finesse. Questi erano i due processi, ossia praticamente la finesse era lo spirito stesso, l'interiorità, i valori di intuizione, i valori insomma più interiori dell'uomo, mentre l'altro è quindi anche filosofici, come dire, religiosi, ecco, mentre l'altro era lo spirito scientifico, era lo spirito della costruzione razionale, ecco, quindi dell'analisi strutturale, dell'analisi conoscitiva, però fondata su uno studio razionale, al contrario dell'altro che si affidava più all'intuizione, ma non c'era accenno, per esempio, va bene, a parte che ha escluso altre cose, cioè per esempio il senso, no? Che è la cosa fondamentale, evidentemente, lui si era spinto talmente così nell'ascesi, come dire, filosofica, in un tipo di ascesi di tipo anche religiosa in qualche modo, che considerava poco, mentre invece la religione considerava la persona importante. Però lui non parla qui del soggetto come senso, cioè come, e quindi pone solo queste due, ma elimina quella che invece era, non inserisce in questo sistema quella che era la facoltà dell'immaginare, dell'immaginazione, dell'immaginarietà. E quindi chiamiamo
la indico io adesso, che è l'esprit di maggiori, lo spirito di maggioria, lo spirito della immaginarietà, quello che anche per Heidegger, no, era una cosa importante, per Kant era una cosa importante, nella prima critica almeno, no, l'immaginazione, ma cioè l'immaginarietà, l'immagioria era qualcosa che costruiva il tutto, cioè costruiva tutto il processo conoscitivo, reggeva e costruiva, cioè quello che portava l'oggetto dei sensi che noi intuivamo, percepivamo, percepiamo, lo portava all'intelletto per farlo identificare in qualche modo, dall'intelletto alla ragione, lì c'era il riconoscimento è una funzione che poteva avere quell'oggetto, quindi una sorta di vero, che però insomma si fondava sempre questo vero per Kant su una facoltà superiore in qualche modo alla ragione, ed era l'io penso. Come io penso non del soggetto, ma come universale, quindi io penso è un soggetto, io penso che garantisce la verità, diciamo, di tutto, di ogni affermazione. Per cui, quando noi diciamo di una cosa, quello è un bicchiere, noi lo possiamo dire che è un bicchiere, qualcosa, essere creduto e che è vero, solamente se noi sottintendiamo io penso che è un bicchiere. Noi non lo diciamo io penso, ma è lui che parla a noi. Io penso che tu pensi che quel bicchiere. Ecco. E quindi l'io penso garantiva il vero. Altrimenti si cadeva nell'opinione, insomma, comune. E quindi Blaise Pascal invece ha eliminato completamente dal suo sistema conoscitivo l'immaginarietà, e quindi l'esprit di maggioria. Allora sarebbero stati due, no? Sarebbero stati tre, diciamo. L'esprit geometrique, di geometria, l'esprit de finesse, cioè lo spirito, come dire, dello spirito, lo spirito dell'interiorità, della religiosità, della filosofia, come dire, no? Non tanto quello della scienza, insomma, com'era l'altro. E poi l'imagerie, che è quella che io indico, è l'esprit che governa tutto, non è la mia immaginazione. La mia immaginazione è un derivato, è qualcosa che viene, che mi viene dato da un qualcosa che è l'immaginarietà estatica, dell'estasiarca. Da questo deriva tutta l'importanza dell'immaginazione. Che non è solo, già come aveva accennato Kant nella prima critica, non è solo questo, cioè c'è un'immaginazione così, diciamo un po', asservita alla conoscenza dell'intelletto e della ragione, del dato da parte dell'intelletto e della ragione, però c'era anche un'immaginazione pura, che era in grado di formare concetti propri senza passare attraverso il concetto. Diciamo che l'esempio è, per esempio, il fatto che tu concepisci l'unicorno. L'unicorno non esiste. È un frutto assoluto dell'immaginazione, no? Che è più vero ormai che se fosse esistito nella realtà, l'unicorno, animale inesistente.
tante altre cose, adesso è un altro discorso, insomma, però è questo il problema. Quindi io rimprovero Blaise Pascal, lo dico proprio ufficialmente, al di là delle critiche invece di Nietzsche, di aver escluso, di non aver inserito nel suo sistema conoscitivo l'esprit di Margerie, diremmo in francese, tra l'esprit de finesse e l'esprit géométrique. Quindi sarebbero tre in questo caso gli elementi importanti per la conoscenza. Ecco, l'esprit d'imagerie. L'immaginarietà, l'imageria è tutto, è una magia del conoscere, è l'imageria che ci viene data da potenze, deità molto, molto elevate, l'estasi immaginaria, l'immaginario estatico, l'estasi arca, che stanno tutte cose, sono tutte cose che riguardano il nulla. E quindi sono di un'importanza essenziale. Mi riguardi anche della critica all'essere, no? Ecco, questa è la conclusione del terzo aforismo di questo. Di questo gruppo. Poi diciamo abbiamo un altro aforismo. Passiamo a un altro argomento, che è tra l'estetica e la filosofia. La filosofia è estetica, estetica e filosofia, insomma. È filosofia anche pura, teoretica. E l'angelo disse al demone: non fantasticherie tecnologiche o umanistiche, amico mio, ma neppure realistiche, veristiche imitazioni di un reale, peraltro sospetto, che non risolve comunque tutte le potenzialità dell'essere. Queste potenzialità solo l'arte è in grado di produrle, uscendo da sé, ma pure restando al tempo stesso impigliata dentro di sé. Bisogna intendersi quando si parla di immaginario e di reale, di verosimile e di inverosimile. L'arte, e ancora di più quella del film, non deve essere certo una fuga, ma un sprofondamento, uno sprofondamento, o un aggirarsi penetrante e critico in un processo creativo che parte dal reale per uscirne, per raggirarlo, per aprirlo all'evento di un altro infinito. Non fuga dunque, ma apertura attraverso l'uscita, l'estasi, per vedere e capire meglio l'essere del mondo e partecipare alla sua trasformazione, tra parentesi, fatto a immagine e somiglianza del corpo e dello spirito dell'essere creatore e non creato. L'arte deve realizzare il vero reale. L'arte, tra parentesi, lo spettacolo dell'arte, l'arte dello spettacolo,
non è, di chiusa parentesi, non è, apri parentesi, lo può, ma non deve esserlo, chiusa parentesi, imitazione catartica del reale, apri parentesi, natura, cultura, eccetera, chiusa parentesi, bensì rivelazione di un immaginario che realizza il reale per poterne cogliere la verità e l'essenza, la trascendenza immanente e l'immanenza trascendente e trascendentale. Quarto. Quarto, libretto delle E l'altro disse all'io: il trattino realizzare, messa a morte del reale, per far vivere l'immagine del reale nella sua intima verità. Di realtà dell'immagine, questo in corsivo, realtà dell'immagine. Verità di realtà dell'immagine, assassinio del verosimile e di tutte le sue estetiche, il vero trattino simile, tra virgolette, è dentro l'immagine, nei suoi elementi costitutivi o non è? È vera o falsa una immagine? Non verosimile, simile, quale vero, tra virgolette, quale vero? Se il vero del resto è fenomeno, apparenza che nasconde l'essere e anche il nulla che lo fonda, un autore che voglia essere un creatore, non un copiatore, un scribacchino della macchina da presa o da scrivere o altro, deve diventare una sorta di criminale nei riguardi del reale. Una sorta di criminale nei riguardi del reale. Squartarne il corpo in tutte le sue pieghe, scavare tra le sue piaghe per cogliere se non altro un bagliore di verità ignota e autentica, per provare la vertigine abissale dell'essere, attenti magari a non lasciarsi catturare oltre ogni presa metafisica, scientifica e persino immaginaria. L'essere, il suo enigma, è oltre ogni delimitazione del reale e dunque la delimitazione dell'obiettivo, questa mancanza, questo difetto della macchina da scrivere, da presa, questo sguardo mancante deve trovare proprio in questo limite la sua illimitata potenzialità espressiva, la possibilità di cogliere appunto l'essere nell'attraversamento e nell'oltrepassamento, quindi nel percorrimento omicida delle menzogne e delle muraglie del reale, del pensiero e delle immaginazioni degli uomini, sì, anche delle immaginazioni, che sono già una produzione illusionistica nel soggetto da parte dell'evento dell'essere, l'espressione infrenabile del suo nulla. Lo sguardo del cinema, per esempio, proprio nella sua mancanza, può salvare ciò che la pienezza dello sguardo sottrae all'uomo.
la capacità di vedere l'essere delle cose nello sfondamento della menzogna, dell'apparenza, della pienezza ottusa, della falsificazione del senso nel pensiero e nel sentimento, all'origine stessa della facoltà immaginativa e fantastica e poetica dell'uomo. Cinque. E il demone disse all'angelo: contrario del primo, che dice appunto è l'angelo che disse al demone, questo è il demone che disse all'angelo. C'è l'inconscio dell'essere e c'è l'inconscio del soggetto, dice il demone. C'è l'inconscio dell'essere del soggetto e lo spettacolo del soggetto e quello del soggetto dell'essere. L'arte deve realizzare l'irreale e irrealizzare il reale. Questo va scritto, l'ho scritto in corsivo. Realizzare l'irreale e irrealizzare il reale. Questo è fondamentale. L'arte, tra parentesi, l'arte dello spettacolo e lo spettacolo dell'arte anche, chiusa parentesi, non è, aperta parentesi, lo può certo, ma non deve esserlo, chiusa parentesi, come tu dici, Angelo, imitazione catartica del reale. Parentesi, natura, cultura, chiusa parentesi, ma neppure rivelazione pura e semplice come pure tu pensi, bensì è produzione critica, lucida, di un immaginario che a sua volta ha già prodotto il soggetto e l'immaginazione che adesso immaginano quello. Un immaginario che derealizza, de trattino realizza il reale, lo surrealizza e lo transrealizza per poterne cogliere il movimento interno, per rifondarlo su ritmi rinnovati, liberati, diversi, anche nella loro eventuale, ipotizzabile, sospettabile, probabile, immutabile, immobilità e uguaglianza. Al di fuori di questo, tutto è possibile, ma si è divorati dalla palude del reale, tra virgolette, con le sue vallate, i suoi baratri e le sue montagne innalzate nel vuoto dell'idea e della mancanza di idea, del gratuito desolante. Il disimpegno, l'arte per l'arte o l'arte per l'impegno, il laccio micidiale, la servitù dell'arte, l'asservimento dell'idea dell'uomo o all'uomo dell'idea, all'essere dell'idea o all'idea dell'essere. Il rischio del nulla, il sentiero della vertigine, lo spazio di una vertiginosa bellezza, il tempo di un estatico terrore nell'angoscia e nel desiderio più sfrenati, inquietanti, opacati e silenziosi che siano, sì, là è il bagliore di una qualche verità, là uno squarcio di cielo, un sussurro, un sospiro. Un respiro, forse.
il respiro. Tu, angelo, vuoi scavare in terra o fissare il cielo, stando al centro dello sguardo dell'essere e del mondo che lo immagina. Io invece voglio percorrere i bordi, gli argini, voglio aggirarmi senza fine, perdermi nel ranze, ma non nel centro di un fuori o di un dentro. Io mi aggiro tra le rovine dell'essere e i sussulti del nulla. Stop.